E proprio per parlare di questo tema abbiamo in collegamento con noi questa sera la nostra inviata di quartiere Giuseppina Rosco, che ha preso parte agli incontri del forum e che ci parlerà delle proposte avanzate in questa occasione. Buonasera Giuseppina, grazie mille di essere qui con noi. Dell'opportunità, devo dire che è stata un'occasione estremamente puntuale e precisa, perché il problema a Milano della questione casa, sia di edilizia residenziale pubblica, sia di edilizia convenzionata, sia di affitto che di vendita, è estremamente delicato. Negli ultimi anni la crescita dei valori economici della casa dal 2015 ad oggi ha visto un aumento del 40% per la vendita e del 43% per la situazione dell'affitto. Cioè, più la città è in vista, più la città attrae investimenti, attrae lavoro, attrae sport, attrae turismo, e più nello stesso tempo non riesce a trattenere nella sua città le famiglie, le persone anziane di medio e di basso reddito. Allora, giustamente l'assessore Maran, ma anche il sindaco Sala, hanno voluto con questa opportunità fare una riflessione sulla situazione attuale e porre le basi per i futuri assestamenti di normative e di opportunità. Quindi quello che è il risultato di questi 3 giorni sarà poi portato in Consiglio Comunale, perché sarà il Consiglio Comunale nella sua massima interezza a dover prendere e far proprie le proposte che da questo forum sono emerse. Io devo dire 2 cose. Mentre la città di Milano è sempre più richiesta, più la popolazione viene mandata fuori, quella che non riesce a sopportare queste spese, e più le famiglie mononucleari si insediano a Milano. Anche questo è un dato molto importante, perché quando si parla di case bisogna anche capire che tipo di casa oggi serve, quando invece noi vorremmo avere case anche per i nuclei familiari. A Milano c'è una grossa richiesta di appartamenti per di media dimensione, soprattutto perché sono il 50% delle case sono occupate da un unico componente. Qual è allora la domanda che ci si è posta? Come possiamo, alla luce del fatto che le graduatorie e le case di edilizia residenziale pubblica, cioè, scusate la chiarezza, le case popolari, non riescono più a soddisfare le minime esigenze di socialità e di solidarietà tra le fasce più deboli, come si può girare l'inversione di tendenza? Allora, ci possono essere 3 grandi soluzioni. La prima: un mix di edilizia convenzionata tra pubblico e privato, e un esempio molto evidente è stato fatto da pochi mesi tra il Comune di Milano e la società AXA immobiliare in via Rospigliosi. Praticamente il Comune cede le proprie aree a prezzi praticamente quasi pari a zero, e in cambio la società che prende questo incarico costruisce abitazioni, in questo caso 140 di affitti convenzionati e 50 di vendita a prezzi convenzionati. Cosa vuol dire? Che se le famiglie o le persone anche singole che prima non potevano più stare a Milano per i prezzi di mercato troppo elevati, troppo inaccessibili, oggi con questi accordi riescono a comprare o a garantirsi un affitto, diciamo, sostenibile, e con questa operazione il Comune di fatto comincia un'opera di riattivazione del nucleo familiare o delle persone che decidono di voler rimanere a vivere a Milano. Con un'altra attenzione, la società, in questo caso AXA, che si aggiudica questo accordo, partecipa anche al 50% delle spese condominiali, che riguarda per esempio la luce, la manutenzione del verde, anticipando quindi anche un'attenzione affinché
prezzi degli affitti o della vendita, se sono convenzionati, non vengano poi superati da spese economiche per la manutenzione decisamente elevate. Questa è una risoluzione. L'altro problema che riguarda soprattutto il mondo universitario: Milano è una città che è presa d'assalto e non trova risposte fattibili per gli studenti universitari fuori sede, proprio perché se oggi le università si letto, se questo vuol dire che da una parte il comune, ma dall'altra parte anche le facoltà universitarie hanno tutto l'interesse ad avere questi servizi a prezzi ovviamente convenzionati, cominciando anche a evitare il ricorso al mercato nero dell'affitto, perché sappiamo molto bene che molti appartamenti, da appartamenti per uso abitativo, vengono di fatto trasformati in appartamenti per uso alloggio studentesco. Perché questo? Perché di fatto è più facile per un proprietario rientrare in possesso del proprio appartamento e poter anche chiedere un prezzo molto alto, perché la richiesta di posti letto a livello per gli studenti universitari fuori sede è molto elevato. Il terzo punto, che è stato anche un po' ribadito dal sindaco Sala, è una richiesta al governo di avere una opportunità di rivedere anche i cosiddetti alloggi per gli affitti brevi. Non si vuole fare una campagna contro gli affitti brevi, si vuole introitare maggiormente, regolamentare l'utilizzo di appartamenti che una volta erano sul mercato per l'affitto o per il canone convenzionato e che oggi invece vengono utilizzati per pochi mesi per ridurre, per diciamo arrivare solo a un'integrazione economica del nucleo familiare. In sostanza, cosa mi sembra di poter dire? Che il problema casa è sicuramente il problema impellente assieme al problema lavoro, ma che a questo problema casa non può solo rispondere il comune e le associazioni di settore che lavorano già sul piano dell'efficientamento immobiliare. Ci sono anche altre risorse, per esempio un settore sicurezza. Le case a gestione del Comune di Milano, quelle date in gestione alla AMM metropolitana milanese, di fatto hanno chiuso con il fenomeno dell'abusivismo e soprattutto hanno rimesso in circolazione più di 4.000 appartamenti che erano chiusi, murati e quindi non sono stati ridati in assegnazione, perché sono stati approvati tutti i lavori per la messa in rete, la messa in valutazione dell'appartamento per essere abitato da famiglie che ne facevano richiesta. Certamente c'è ancora molto da fare, in particolare occorrerà da parte del Comune e da parte di MM richiedere ovviamente per molti degli edifici sui quali si sperava di poter agire col 110%, una opportunità per insistere su questa trasformazione degli appartamenti e sistemazione degli appartamenti e dei caseggiati, per poter aumentare il numero degli alloggi da assegnare alle graduatorie di edilizia residenziale pubblica. Grazie mille Giuseppina, grazie mille, come al solito sei stata chiarissima veramente, grazie mille e speriamo di sentirci presto. Va bene, grazie a voi. Grazie mille a Giuseppina Rosco ancora, nostra inviata di quartiere.